This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. Un uomo mascherato, una voce camuffata e poi solo poche parole. Vi dichiariamo guerra. È così che comunica Anonymous, il collettivo di hacker più famoso del mondo, noto per i suoi attacchi informatici contro tutto quello che considera il nemico. Dai colossi della finanza alle reti di pedofili, dalla chiesa di Scientology ai difensori del copyright, dall'FBI a Putin. Per Anonymous, scendere in guerra vuol dire colpire le reti informatiche attraverso le quali passano comunicazioni di ogni tipo, dal funzionamento dei semafori alle fognature, dalla corrente elettrica alle comunicazioni militari. E poi ancora, siti porno, informazioni dei giornali, gestione delle banche, quella degli ospedali, per non parlare dei dati più personali di chiunque abbia mai preso in mano uno smartphone. Da quando Anonymous ha deciso di entrare in guerra al fianco della popolazione ucraina, il mondo occidentale si è schierato dalla parte degli hacker mascherati. Come dei moderni Robin Hood, quelli di Anonymous hackerano il potente per aiutare il debole. O almeno questo. Questo è il loro racconto. Ma chi è Anonymous? Noi non lo sappiamo, anzi non lo sa nessuno. Anonymous si definisce una legione, ma nessuno sa né quante persone ne facciano parte, né chi siano, né cosa vogliano, sappiano o possano fare. Non sappiamo niente e la ragione per cui non sappiamo niente è che Anonymous non esiste. Chiunque dica di essere Anonymous è Anonymous e tra di loro potrebbero esservi veri geni informatici, i più importanti hacker del mondo o semplici ragazzini nerd. Ma nonostante nessuno sappia chi siano gli hacker di Anonymous, tutti sanno cos'è Anonymous e addirittura nel 2012 Time li ha definiti una delle 100 persone più influenti del mondo. Il loro motto è: noi siamo Anonymous, noi siamo una legione, non perdoniamo, non dimentichiamo, aspettateci. I messaggi con cui annunciano o rivendicano le loro azioni vengono condivisi attraverso video distopici nei quali a parlare è sempre una sola persona che camuffa la voce con un sintetizzatore vocale e che nasconde il volto dietro l'evocativa maschera di Guy Fawkes, l'uomo che nel 1605 organizzò una congiura per far esplodere il Parlamento inglese. Per le comunicazioni ufficiali usano uno dei loro profili Twitter, Your Anon News, ma definirlo account ufficiale di Anonymous è impossibile, perché per farlo servirebbe un'identità certificata e Anonymous, appunto, non ce l'ha. Non si sa quando e dove siano nati, ma l'ipotesi più probabile è che il gruppo si sia formato attorno al 2004 su 4chan, un mega forum privo di ogni moderazione e nel quale i contenuti pubblicati anonimamente venivano proprio firmati con Anonymous. Da lì gli utenti cominciarono a rivolgersi agli anonimi come se fossero una persona reale, chiamata proprio Anonymous. Attorno a questo nome collettivo, in poco tempo si organizza una comunità di hacker, o aspiranti tali, che prende di mira obiettivi comuni e combatte per cause condivise. È il 12 luglio 2006, quando il sito Habbo, una sorta di hotel virtuale, diventa inaccessibile per alcune ore. Al momento del login, l'unico messaggio che compare sugli schermi è: chiuso per AIDS. L'obiettivo era denunciare un episodio accaduto all'interno di un parco divertimenti in Alabama. A un bambino era stato impedito l'accesso in piscina perché sieropositivo. Una risposta virtuale a un'ingiustizia reale. Poco dopo, online, comparse un messaggio firmato Anonymous che rivendicava l'attacco. Oggi, quella è considerata la prima offensiva del gruppo. A quel primo attacco ne sono seguiti centinaia di altri, i cui autori sono impossibili da conoscere con precisione, perché gli attacchi di Anonymous non lasciano tracce e ad oggi ci si può fidare solamente delle loro rivendicazioni. Gli hacker mascherati prendono di mira chiunque, secondo loro, metta in pericolo la libertà delle persone. Da Donald Trump ai gruppi omofobi, dai colossi della finanza alle agenzie governative, fino ai terroristi dell'ISIS e a chi si è sospettato di pedofilia. Uno dei più famosi episodi risale al 2008, quando Anonymous dichiarò guerra a Scientology. Lo fece mandando in crash i sistemi informatici dell'organizzazione religiosa attraverso due strumenti rudimentali ma super efficaci. Per prima cosa inviarono fax neri, occupando le linee per ore e sprecando decine di cartucce di inchiostro. Poi lanciarono un attacco DOS, un denial of service, subissando il sito web con migliaia di richieste di accesso contemporanee fino a renderlo inaccessibile. Fu in quell'occasione che Anonymous caricò il primo vero video su YouTube, minacciando di voler espellere definitivamente Scientology da internet. Anonymous has therefore decided that your organization should be destroyed. For the good of your followers, for the good of mankind and for our own enjoyment. In quel periodo, il gruppo cominciò ad essere associato alla maschera di Guy Fawkes, che, secondo alcune leggende, sarebbe stata scelta proprio perché la più economica tra quelle disponibili su Amazon. La maschera è quella del film V per Vendetta, uscito pochi anni prima, a cui Anonymous si ispira anche nello stile dei suoi comunicati. Mentre il manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere, perché esse sono il mezzo per giungere al significato e per coloro che vorranno ascoltare all'affermazione della verità. E la verità è che c'è qualcosa di terribile.
terribilmente marcio in questo paese. We therefore ask you to gather and to defend these ideals. Expect a total mobilization on our part. This violence should not weaken us. It has to give us the strength to come together and fight tyranny and obscurantism together. Nonostante la loro prudenza, a volte qualche hacker che rivendica di far parte di Anonymous viene rintracciato e arrestato. E in genere, in quei casi, gli altri hacker prendono di mira i siti governativi del paese che ha preso o condannato il loro compagno. Ma sull'efficacia reale di Anonymous ci sono ancora molti dubbi. C'è chi dice che le società di sicurezza informatica li adorino, perché testano gratuitamente la sicurezza dei loro sistemi. C'è chi dice che nel collettivo siano infiltrati agenti dei servizi segreti di vari paesi, che li usano come cavalli di Troia nella comunità hacker. C'è chi invece li considera un pericolo per la sicurezza nazionale e infine che li considera degli eroi. I loro attacchi sono spesso rudimentali, realizzati con tecniche semplici, almeno per chi le padroneggia, e di frequente, almeno per quelle che ne sappiamo, vanno a segno. In questi giorni gli attacchi di Anonymous stanno prendendo di mira Putin e nonostante le molte voci che si sono diffuse sui loro attacchi, non è chiaro che cosa abbiano davvero fatto gli hacker anonimi e neppure quanto gravi per la Russia siano stati i loro attacchi. Quel che è certo è che alcuni siti governativi russi sono rimasti inaccessibili per ore, che alcune comunicazioni militari russe sono state trafugate e che la normale programmazione della TV di Stato russa è stata interrotta per dare spazio a canzoni patriottiche ucraine e a immagini di guerra che fino a quel momento non erano mai state trasmesse in Russia. Possiamo ipotizzare che, sparsi nelle cantine di mezzo mondo, ci sia un esercito, o anzi, come dicono loro, una legione di hacker che ha giurato di rendere la vita impossibile a Vladimir Putin e ai suoi, mandando in crash i sistemi e le reti informatiche. In realtà non sappiamo chi sia o chi siano davvero gli Anonymous, perché la loro formazione cambia di giorno in giorno, così come le loro azioni, segretissime eppure super pubblicizzate. Perché Anonymous forse non sarà il gruppo di hacker più forte del mondo, ma di certo è il più famoso, e lo è perché non esiste.